Scomparisce l'obbligo di restaurare edifici riconosciuti pregevoli nei centri storici delle frazioni, reintrodotto, anzi favorito, il premio di cubatura. La denuncia arriva dall'ex consigliere di Sinistra Italiana Enrico Perilli. Sono gli effetti che rischia di introdurre una delibera della Giunta Comunale dell'Aquila che stravolgerebbe un precedente provvedimento adottato dal Consiglio Comunale nel 2016. Provvedimento dell'amministrazione Cialente che puntava a salvaguardare negli interventi di ricostruzione i pochi edifici di interesse storico che nelle frazioni sono sopravvissuti a decenni di politica urbanistica espansiva dettata dal piano regolatore del 1975. Pochi edifici nel cuore delle frazioni aquilane che avrebbero bisogno di un intervento più attento. La proposta eliminava il premio di cubatura previsto dal piano regolatore nei centri storici già paesaggisticamente devastati e ora torna con la nuova delibera di giunta che prevede un aumento del 30% delle cubature. La delibera inerente ai processi di ricostruzione fatta dalla passata amministrazione prevedeva che nelle case di pregio, cioè quelle costruite prima del 1930, non potessero essere abbattute e ricostruite, ma dovevano mantenere intatta cubatura e sagoma. Questo appunto per conservare l'identità architettonica, che poi diventa anche identità storica delle nostre frazioni. Adesso con questa delibera si possono abbattere queste case, si possono ricostruire cambiando la sagoma e ampliando la cubatura. Questo vuol dire che le nostre frazioni acquisiranno una forma architettonica totalmente diversa rispetto al passato e quindi saranno ricostruite come delle enormi e brutte periferie sostanzialmente. Ecco, la passata amministrazione aveva previsto invece un provvedimento che andava a tutelare appunto quegli edifici molto datati e che hanno appunto una loro collocazione storica, quindi tutto questo viene perso. Sì, viene perso. Lo spirito della passata delibera era quello appunto di conservare una identità architettonica e quindi paesaggistica. Così le frazioni perderanno questa identità e saranno come Pettino, come Canzatessa, come Sant'Anza.